Buongiorno, ben ritrovati cari amici appassionati di motori, buon gustai del Mini Challenge Italia, perché siamo sulla griglia di partenza di gara 2 del monomarca delle piccole vetture inglesi. Vedete il sole che splende sul circuito Brianzolo, autodromo Monza, che ospita il terzo appuntamento della stagione dopo Misano e Vallelunga, prima di dirigerci poi nella calda estate, lunga estate caldissima, citava Max Pezzali, di cui è grande fan anche Laura Cola, sulla griglia di partenza con i giovani rampolli dell'Academy. Ciao Laura! Ciao Antonio, ciao a tutti. Sì, proprio così, sono qua con i ragazzi, ci dedichiamo oggi ai ragazzi dell'Academy, quindi categoria light. Sono con Erika Lavazza, intanto complimenti perché ieri ha portato a casa il terzo podio di stagione e oggi è sicuramente pronta a dare ancora il meglio, quindi una continua crescita anche per te. Sì, sì, certo, buongiorno a tutti e grazie per i complimenti. Cosa ci possiamo aspettare da questa gara di oggi? Beh, sicuramente darò il massimo ancora come ieri, così cercherò di migliorare sempre di più la mia performance e perché no, anche salire di un gradino o anche due. Allora, auguriamo sicuramente ad Erika che i suoi progetti, i suoi sogni, insomma, si avverino nel frattempo, si stanno ancora schierando, stanno passando le vetture che si stanno andando avanti a schierare, ma andiamo e continuiamo con i ragazzi dell'Academy e lo facciamo con Silverson. Eccolo qui. So, after podium yesterday, allora, dopo il podio di ieri, this might be the right chance to aim for questa the potrebbe win. Essere la chance per poter provare a portare a casa una vittoria. Sì, oggi cercherò di vincere. Oggi cercherà senz'altro di vincere, ma ovviamente Antonio, questi ragazzi sono qua per questo, un po' come tutti, si concentrano e sicuramente cercano di fare del loro meglio, come cercherà di fare del suo meglio anche Desiderio, che sarà sicuramente a caccia di riscatto dopo l'epilogo sfortunato di ieri. Sì, beh, soprattutto ieri abbiamo avuto un po' di sfortuna nella prima curva dopo un fuorigiri di una marcia sbagliata. Ovviamente oggi cercheremo di fare sempre il nostro meglio, come cerchiamo sempre. Assolutamente sì, in bocca al lupo anche a lui. Ma andiamo dal nostro Pullman, che è primo in classifica attualmente. Ha vinto gara 1 e oggi parte appunto in pole per quanto riguarda la categoria light. Eccoci qua, e siamo con Martinelli. Sì, ieri abbiamo fatto un'ottima giornata, doppio pole position e vittoria in gara 1, quindi è sicuramente l'obiettivo riconfermarsi oggi. So Matteo che hai appena rodato i nuovi freni. Sì, abbiamo appena rodato i freni, abbiamo dovuto cambiare i dischi, quindi ho dovuto fare un giro in più. Oggi come andrà? Ah, speriamo sicuramente bene, visto che fino adesso il campionato è nelle nostre mani, quindi vogliamo proseguire così. Preferite queste piste un po' più come a Monza, che è definito il tempio della velocità, quindi piste più veloci o quelle più tecniche? Personalmente a me piacciono le piste un po' più tecniche, in cui si guida un po' di più. Qui sicuramente ci sono meno curve, ma sono più importanti perché possono fare molto più la differenza. Quali sono i consigli che vi dà Gianni Morbidelli, il vostro team manager? In queste piste lavorare sicuramente molto più sull'uscita che sull'entrata in curva, per avere velocità su questi lunghi rettilinei. La temperatura non è altissima, quindi fa un po' più fresco a livello di pneumatici, come li gestiamo? Allora, bisogna stare particolarmente attenti con questi pneumatici perché vanno su di temperatura come anche i freni, quindi non è importante solamente spingere ma anche gestire. Grazie mille, gli ho fatto un sacco di domande e volevo vedere se era preparato. Cioè, quindi... La maturità, gli hai fatto la maturità, esatto. Laura. Io ho fatto esattamente la maturità. Qui invece abbiamo Tagliente e Marino che dividono la macchina e adesso parte Tagliente. Cosa possiamo aspettarci da questa gara? Cercheremo di fare il più possibile. Vabbè, per me questo è l'esordio di questo campionato. Cercheremo di fare il meglio possibile. Un esordio direttamente dal Tempio della Velocità. Sì, esatto, un circuito proprio non ideale per esordire, ma molto bello, veloce. Senti un po' la pressione? Ci divertiremo. Questo, come sempre, è l'importante ed è fondamentale. Io a questo punto continuo a risalire sulla nostra bella griglia e lo facciamo. È bella come te questa griglia, comunque, Laura, lasciamelo dire. Oh, eccoci qua. E siamo con Mercurio, pronto per questa gara? Tutto ok, vediamo di mantenere un buon ritmo, di non perdere troppo da quelli davanti e di divertirci. Senti, ma la mattina quando vedete la temperatura, adesso comunque non è caldissimo, un po' ventilato, com'è? È caldo lo stesso, garantito. All'interno dell'abitacolo poi? Ecco, non ti suggerisco di toccare questa a fine gara, senza i guanti. Che ti ustioni. Sì, esattamente.
In bocca al lupo. Quindi in bocca al lupo ovviamente a tutti i ragazzi della Light e soprattutto a tutti gli altri della categoria Evo che si giocheranno adesso gara 2 del terzo appuntamento di stagione per quanto riguarda il mini challenge. Antonio. Grazie Laura, grazie. Vai a prendere il riparo che hai sentito la griglia bollente. A noi servi poi per il podio, per sentire chi sarà il fortunato vincitore di questa corsa. Abbiamo voluto darvi la voce di quelli che erano i ragazzi della Light e ne ha approfittato poi Laura Cola anche per andare nella quarta fila dello schieramento. Davanti a tutti ci sono invece Silvestrini e Zanin, ma io sono un pessimo padrone di casa perché non ho ancora dato il benvenuto al piccolo Daniele Spadi, ma mi aveva un po' indispettito già che c'erano i ragazzini dell'Academy, tutti questi giovani, tutta questa gioventù mi aveva, come dire, un po' arroccato nella mia colonna di solitudine. Daniele Spadi, benvenuto in cabina di commento. Buongiorno Antonio e buongiorno anche a tutti quanti. Mi avete sentito la voce nelle brevi e poche parole di Silvesterson, nobile firma per quanto riguarda Feeder Series, impegnato qui nello specifico nella Formula 4 Italia, ma tanti ragazzi giovani anche nel Mini Challenge, li abbiamo sentiti proprio con Laura in griglia, con insomma tante aspettative anche per una carriera che può diventare quella di un professionista. Beh, è bellissimo soprattutto vedere una categoria come la Light che ti permette di avere tanti giovani in pista, ragazzi che stanno arrivando nel mondo delle corse su pista e sono di fatto alle prime armi per anche cercare di far vedere il loro talento. Giustamente non è una vettura comunque semplice da guidare, ma è una macchina che ti permette di approcciarti nel miglior modo possibile proprio a questo mondo. E insomma oggi vedremo un altro capitolo di questa stagione, il terzo per la precisione, mentre stiamo per partire con il giro di formazione. C'è una bandiera gialla, credo, per la vettura di Giorgi. Esatto, sono ancora i meccanici sulla vettura di Gabriele Giorgi, splendido protagonista nella giornata di ieri per lotta al podio. Vediamo se riuscirà a partire la vettura numero 33, la vedete sulla sinistra del teleschermo in seconda fila. Vediamo se partirà, parte regolarmente Silvestrini, già campione della categoria. Sì, parte anche Giorgi, dunque eventualmente ci potrebbe essere però una comunicazione da parte della direzione gara, perché i suoi meccanici si sono attardati sulla vettura oltre a quello che è il limite consentito da regolamento. Senti Spadi, visto che tu sei giovane e forte, ci leggi anche la griglia di partenza che abbiamo visto riprodotta in grafica precedentemente mentre parte il giro di formazione? In pole position c'è Paolo Maria Silvestrini con la vettura numero uno, lui che è il campione in carica, che scatterà dalla prima fila davanti a Filippo Maria Zanin, il pilota che ieri ha portato a casa il successo in gara 1. Terzo leader del campionato Gabriele Giorgi, che abbiamo visto per l'appunto avere forse qualche difficoltà nella partenza. Staremo a vedere se Filippo Fanta riuscirà ad approfittarne. Quinto posto per Andrea Palazzo, che scatterà davanti a Stefano Bianconi, due dunque partiranno dalla terza fila, con Diego Mercurio, di cui abbiamo sentito le parole proprio nel pre-gara, che partirà dalla settima posizione davanti ad Andrea Tronconi. Poi abbiamo ovviamente Giovanni Tagliente in nona posizione con Matteo Martinelli che chiude la top ten. Martinelli ovviamente anche primo classificato della categoria Light, con dunque il gruppetto di 5 vetture iscritte che vede Martinelli al comando davanti a Federico Desiderio. Benjamin Silvesterson scatterà terzo davanti ad Erika Lavazza e poi Carlo Contessi chiuderà lo schieramento delle vetture Light in 14ª posizione davanti a Edoardo Maccari, che è l'unico che è presente in ottava fila. Sì, problemi per Maccari nel corso della seconda sessione di qualifiche, un solo giro percorso per lui, sfortunato protagonista anche nella giornata di ieri, ritirato Maccari che lottava per le posizioni di alta classifica, un giovane proveniente dall'Academy coordinata dal coach Gianni Morbidelli, di cui ci ha parlato anche Laura Cola sulle griglie di partenza, e dunque la possibilità per Maccare di recuperare terreno. Percorrenza di Ascari, vedete come va Contessi a cercare di scaldare i suoi pneumatici anche qui. Ieri abbiamo avuto il prezioso commento tecnico di Giulio Rizzo, che è responsabile proprio per quanto riguarda Encoc Motorsport, pneumatici che sono, Daniele, ti stavo chiamando Gabriele, perdonami, fondamentali per questa categoria, anche perché appunto parliamo di una vettura molto simile a quella di serie, parliamo di temperature elevate, 41 gradi sta progressivamente aumentando la temperatura della pista, come quella dell'aria che è a 29,6 gradi adesso, 41,4 per quanto riguarda la pista, pneumatici che hanno un ruolo fondamentale proprio per sostenere quelli che sono gli sforzi impiegati su una pista come Monza, dove le velocità raggiunte sono altissime sia in rettilineo ma anche soprattutto in curva. E spesso e volentieri la performance del pilota stesso viene
modificata e viene alterata proprio dal consumo della gomma e da come il pilota tratta lo pneumatico. Sentivamo anche prima Laura Colla parlarci delle temperature, che di fatto sono leggermente più basse rispetto alla giornata di ieri dove abbiamo visto la prima corsa, però sono comunque molto elevate, diciamo 41 gradi e mezzo quella dell'asfalto e addirittura il 41% dell'umidità, che è maggiore rispetto alla giornata di ieri, praticamente il doppio. E dunque avremo condizioni leggermente diverse rispetto alla prima giornata di corse che ha visto protagonista la Mini Challenge, e staremo a vedere se saranno appunto questa, se sarà appunto questa differenza di condizioni a modificare un po' i valori in campo, o se sarà il trattamento degli pneumatici da parte dei piloti che farà oggi la differenza. Credo che quest'ultimo fattore sarà sicuramente tra i più importanti. Vediamo adesso proprio in grafica le condizioni meteo, comunque soleggiato, un weekend davvero caldo qui a Monza. Sì, lo scopriremo fra poco, caro Spadi, perché rientrerà ai box la vettura di sicurezza con poi Silvestrini e Zanin che si sfideranno in arrivo alla prima variante. Uno Zanin che è stato estremamente competitivo sin dal suo arrivo in campionato a Vallelunga, splendido dominatore della tappa capitolina e anche nella giornata di ieri fuga solitaria per la vettura numero 19 della Pia Engineering, specializzata nel corso degli anni proprio con Hermes della Pia di monomarca, nello specifico della Clio Cup. E questo arrivo poi di Zanin, che arriva già dal mondo della Promo Drive, perché arriva dal percorso della filiera della BMW CS Racing Capitali, che corre proprio insieme a Promo Drive nei campionati italiani. Si va ad aprire adesso a ventaglio il gruppone del Mini Challenge Italia con... con la partenza allo spegnimento dei semafori, con Zanin e Silvestrin che vanno ad affrontarsi verso curva 1, lo spunto ottimo da parte di Zanin e Silvestrin, che all'interno di curva 1 proverà a prendere la prima posizione. Si allarga anche Giorgi per non favorire il recupero di Fant, che ha ereditato la vettura da Bianconi. Prende l'interno Fant con, vedete come sbacchetta il posteriore della vettura di Silvestrini, che mantiene la prima posizione. Lo fa anche la seconda di Zanin. Attenzione il contatto che è arrivato tra la vettura di Tronconi a mandare in testa coda la macchina di tagliente. Sembrava Palazzo poi anche con l'anteriore rovinato dal contatto con una vettura davanti a sé. Vedremo sicuramente le immagini poi dei replay. Intanto la sfida per quanto riguarda la, le vetture di classe light dell'Academy, con Desiderio Silvesterson impegnati. Sfila Silvestrini davanti a Zanin, c'è in stand-by anche la vettura di sicurezza per capire se si riuscirà a ripulire curva 1 prima della fine di questo giro. Silvestrini, Zanin, poi Giorgi e Fant. Maccari, che è riuscito a destreggiarsi nella confusione della prima curva. Attenzione, Giorgi esce larghissimo dall'Esmo 1 e questo favorisce il rientro di Fant verso curva, verso l'Usma 2. Così è, dovesse arrivare ora la neutralizzazione della corsa, sarebbe una grande giocata da parte di Fant, con Giorgi che prova il recupero. Ma infatti arriva adesso bandiera gialla, safety car, dunque gruppo ricompattato con Contessi, Martinelli e Silvestro nelle prime tre posizioni anche della classe light. Vedete la vettura di Palazzo con l'anteriore danneggiato, il testa coda di tagliente con Bianconi anche coinvolto nel contatto, il disappunto da parte di Palazzo e con la vettura di tagliente. Sembra anche danneggiata la carrozzeria della portiera anteriore sinistra, motivo per cui la portiera può essere solo anteriore, essendo ovviamente una vettura con due soli sportelli. No, vediamo se decide di ripartire. Intanto qui il replay, Daniele, con l'arrivo in prima variante. Vediamo sull'esterno la vettura di Palazzo, c'è un primo contatto che manda proprio la vettura di tagliente in testa coda. Si trova poi Bianconi, la Mini del rivale davanti, e il tamponamento di Palazzo, sì, l'aggancio con Tronconi, che riesce comunque a passare da questo ingorgo, e aveva perso terreno anche Mercurio, lo vedete appaiato lì all'esterno, non riesce poi a ripartire. Vediamo da dove verranno fatte passare le vetture che sono ancora nel corso della seconda fase del circuito, e li vedete, piloti che restano un po' increduli davanti alle loro vetture. Eccoli qui con Silvestrini che lasciano Silvestrini che lascia il tempo alla vettura di sicurezza di entrare in box. Viene data anche comunicazione da parte della direzione gara che le vetture passeranno nella via di fuga di curva 1, quindi vedremo un po' zigzagare le Mini intorno a quelli che sono i pannelli di polistirolo che vanno a delimitare il taglio di curva 1. E dunque neutralizzazione con questo gruppo di 5 vetture coinvolte. Poi Tronconi e Mercurio sono riusciti a ripartire, ma ne hanno fatto le spese Palazzo, Bianconi e Tagliente. Dunque un inizio sfortunato di questo
ultimo appuntamento monzese del Mini Challenge Italia, vedete Mercurio che rientra anche ai box e qui intanto il sorpasso che ha portato proprio Fanta ai danni di Giorgi con l'errore di Giorgi in ingresso di Lesmo 1, forse gomme ancora un po' fredde per Gabriele De Giorgi e con Fant che riesce a prendere quel terzo gradino del podio che quella vettura, la numero 5, aveva già avuto modo più volte di vedere con alla guida il buon Roberto Gentili, anche ieri autore di un'ottima prestazione che l'ha portato al quinto posto. Dunque operazioni di recupero che andranno verosimilmente per le lunghe, perché sono ben tre le mini che devono essere ricoverate dai commissari, Daniele. Un incidente che sicuramente caratterizza questa prima fase di gara e tra l'altro anche parlando in precedenza, prima dell'avvio della corsa, della temperatura degli pneumatici, questo non aiuta sicuramente i piloti a mantenere in temperatura, ma può sicuramente aiutare con l'usura. Per quanto riguarda l'incidente, sì, abbiamo visto un Giovanni Tagliente che ha provato l'attacco in curva 1, attacco purtroppo per lui non è andato a buon fine, coinvolgendo anche le vetture di Bianconi e Palazzo, e dunque abbiamo già perso tre dei protagonisti della corsa, con lo stesso Palazzo che ieri aveva per esempio chiuso al quinto posto, quindi sicuramente abbiamo perso tre nomi importanti e per l'appunto anche Mercurio e Troncone si sono ritrovati coinvolti in questo incidente che ha permesso ai piloti di categoria light di scalare la classifica. E vediamo Carlo Contessi adesso davanti a tutti con la vettura numero 67 che si trova in prima posizione di categoria e in sesta piazza per quanto riguarda la classifica assoluta, guidata da un Silvestrini che è riuscito a partire molto bene. Sappiamo come l'autodromo di Monza spesso e volentieri può essere uno dei circuiti più difficili dove mantenere la prima posizione, c'è un lungo allungo se posso permettermi per arrivare fino a curva 1 che spesso e volentieri permette al pilota in seconda o anche in terza posizione di attaccare il leader, invece Silvestrini è stato molto abile a mantenere la prima posizione. Gruppo che prosegue in quello che è stato il punto che ha visto l'unico sorpasso della corsa, perché il sorpasso di Fanta ai danni di Giorgi con l'errore di Gabriele in impostazione di curva e ne ha approfittato Maccari per arrivare fino alla quinta posizione, partiva dall'ultima posizione in griglia e dunque chissà l'occasione magari per provare a puntare al podio, vista anche l'uscita dei rivali diretti quali appunto Tronconi, Mercurio, Palazzo, Bianconi e Tagliente. Spesso e volentieri partire dal fondo può essere utile proprio in occasione di circuiti come questo, con un lungo rettilineo che porta una curva 1 molto stretta dove spesso e volentieri vediamo incidenti accadere, e Maccari ne ha approfittato alla perfezione riuscendo ad evitare il gruppo ma soprattutto liberandosi delle vetture di categoria light immediatamente. Si trova già davanti e adesso dal quinto posto può sicuramente provare ad attaccare quantomeno Giorgi e Fant per una posizione sul podio, perché no anche Zanini e Silvestrini per andare a cogliere la vittoria. Certo è che Maccari adesso si trova in una posizione decisamente migliore rispetto a quella in cui partiva in questa seconda corsa del weekend e dunque è tutto aperto ancora per quanto riguarda la sua corsa con Mercurio e Tronconi che adesso sono rientrati in corsia box. E dunque con la safety car che continua a comandare il gruppo, Silvestrini cerca di mantenere in temperatura gli pneumatici zigzagando da sinistra a destra proprio sul rettilineo che porta alla curva parabolica. Safety car che non ha spento le luci e dunque si percorrerà un altro giro dietro la vettura di sicurezza, ma lo dicevamo proprio in occasione dell'incidente di curva 1 come le operazioni di recupero sarebbero andate per le lunghe, vedendo per l'appunto la quantità di vetture coinvolte e la posizione di tali vetture proprio nella variante del rettifilo, che ovviamente rappresenta curva numero 1 e 2 del circuito di Monza, con adesso quindi tutti i 10 piloti in questo momento in pista più i due che si trovano per ora ai box, che verosimilmente poi andranno a raggiungere il gruppo sperando per loro di non perdere un giro. Verosimilmente invece succederà, perché passano proprio adesso sulla linea del traguardo Silvestrin, Zanin, Fan, Giorgi e Maccari guidati alla safety car. Classe light con Contessi, Martinelli e Silvesterson, questo pilota finlandese che è arrivato in occasione del round di Vallelunga, il suo debutto neo sedicenne, ha dovuto proprio aspettare il limite imposto per quanto riguarda la licenza per poter avere la possibilità di prendere parte alla corsa proprio di Vallelunga.
Ne approfittiamo intanto, Daniele, se li hai a mano, ma certo che li hai perché sei preparatissimo, per leggere quelli che sono un po' anche i dati tecnici di questa vettura, perché ricordiamolo, è arrivato proprio nel 2022 il debutto per quanto riguarda la Mini Challenge Evo, vettura che è stata affiancata per la stagione 2022 alla generazione precedente, quella che aveva portato al titolo Federico Bagnasco, che si annoia molto e ci sta seguendo anche in questa giornata domenicale, nella speranza di rivederlo tra i protagonisti, chissà, del Mini Challenge Italia della BMW M2 CS Racing Cup Italy, dove aveva debuttato proprio nella round per lui casalingo di Misano, essendo di San Marino, e vettura che poi è andata in pensione in questa stagione 2023, proprio perché sono state portate le vetture della classe Pro, la Evo, che hanno preso dunque pieno possesso con 10 auto in griglia. Sono rimaste invece le piccole vetture di classe light dell'Academy a dare la possibilità ai giovani Rampolli di Gianni di mettersi alla prova col Mini Challenge Italia. Diamo dunque quelle che sono le caratteristiche tecniche di questa vettura. Beh, sono due modelli sviluppati grazie al supporto di PromoDrive basate sulla Mini John Cooper Works 3 porte, la vettura ovviamente stradale di casa Mini, la vettura di categoria Evo, un'auto molto potente con ben 306 cavalli a disposizione contro invece i 231 della vettura di categoria light. Sono però vetture ovviamente dotate di allestimento racing specifico, anzi, visto il safety kit e soprattutto il pacchetto aerodinamico, che migliorano sicurezza e prestazioni della vettura per renderla di fatto un'auto pronta a correre, che permetterà ovviamente ai piloti di categoria light di approcciarsi alle gare per quanto riguarda le corse su pista, e invece ovviamente per i piloti di categoria Evo di lottare per un titolo conquistato da Paolo Maria Silvestrini nella stagione scorsa, con una vettura quindi molto potente e con un coefficiente aerodinamico non indifferente rispetto alla vettura stradale, a cui comunque si avvicinano un poco. Nel frattempo le vetture seguono ancora la safety car con le operazioni di recupero che continuano in curva 1, lo ricordiamo, per l'incidente che è avvenuto tra Tagliente, Bianconi e Palazzo proprio nelle prime fasi di gara. Buffo che ci sia il giro veloce di Silvestrini in 4.51, con la possibilità di vedere quale sarà anche il limite. C'erano le focacce. E dunque pubblico presente anche sugli spalti. La vettura di sicurezza che non ha ancora spento le luci, dunque si sta verosimilmente a spingere ancora un altro giro dietro la safety car. Adesso sicuramente vedremo i piloti che comportamento avranno dietro la vettura di sicurezza, che per l'appunto ancora mantiene le luci accese, ed è sicuramente molto complesso in questo momento tenere in temperatura gli pneumatici, cercando anche di non stressarli troppo però nelle fasi di riscaldamento, cercando ovviamente di rimanere più preparati possibili quando la corsa andrà a ripartire. 13 minuti e 40 al termine, di fatto quasi metà della gara 2 del Mini Challenge Italia andata in archivio con la neutralizzazione. Solo Tronconi rimane ancora ai box, mi è dato come ritirato Mercurio, ma probabilmente è proprio il giro in più che aveva fatto Tronconi che gli ha permesso di rimanere tra i classificati. Non c'è nemmeno la necessità, come dire, di provare a verificare la tenuta della vettura, perché il prossimo appuntamento del Mini Challenge sarà poi al Mugello in occasione del weekend del 8 luglio. Vogliamo dare anche il calendario del Mini Challenge Italia? Assolutamente, Mugello per l'appunto che sarà non solo il quarto round ma anche il quinto nel weekend del 29 settembre 1 ottobre. Dunque dopo la pausa estiva le vetture della Mini Challenge torneranno sulla pista toscana per poi andare a Imola per l'ultimo appuntamento stagionale il 27-29 ottobre, per andare di fatto a coronare quello che sarà poi il campione della Mini Challenge Italia 2023. C'è un po' di sporco, intanto filler messo proprio per assorbire l'olio perso dalle vetture incidentate nel corso della prima tornata. Sarà verosimilmente questo l'ultimo giro alle spalle delle vetture di sicurezza, anche perché appunto anzitutto ha iniziato ad alzare il ritmo e poi abbiamo visto i piloti transitare quella che è la zona dove si stava lavorando dal punto di vista della gestione del ricovero delle tre vetture incidentate. E intanto arriva la comunicazione da parte della direzione gara. Eh sì, e dunque finalmente potremo gustarci un po' di emozioni. Qual è questa comunicazione? Beh, la comunicazione è che la safety car rientra al termine di questo giro, come giustamente tu anticipavi in precedenza, e quindi finalmente potremo vedere se Silvestrini riuscirà a imporre il suo ritmo, se Filippo Maria Zanini invece ripeterà quello che è stato successo di ieri,
ricordiamolo, successo davvero con un gap importante, 13 secondi di vantaggio su Gabriele Giorgi, che aveva chiuso in seconda posizione e che oggi si trova al quarto posto dopo quel leggero fuori pista proprio qui alla prima curva di Lesmo, che qualche attimo prima dell'uscita, anzi della chiamata della safety car da parte della direzione gara, aveva concesso a Filippo Fant di salire in terza posizione. Vetture che quindi adesso cominciano a scaldare sul serio gli pneumatici per cercare di metterli nella giusta finestra di temperatura per poi riuscire a spingere da subito, sia per quanto riguarda l'allungo verso curva 1, sia per quanto riguarda giustamente la percorrenza in curva, dove questi pneumatici Hankook fanno la differenza e dove farà la differenza soprattutto la temperatura, con Silvestrini che procede ancora piuttosto vicino alla safety car, che adesso andrà tra poco a spegnere le luci, con dunque il pilota numero 1, visto che è ovviamente il campione in carica di categoria, che andrà a ricompattare il gruppo che si è leggermente sfaldato proprio in queste fasi, per poi provare a ripartire nel miglior modo possibile senza dare a Zanin, Fant e Giorgi l'occasione di poter portare un attacco nei confronti del pilota di Brindisi, che andrà dunque a comandare il gruppo nelle prime fasi di gara, di fatto dopo che abbiamo visto semplicemente qualche curva nel primo giro di bandiera verde. E sì, sarà proprio Giorgi a cercare di recuperare quella terza posizione su Fant, così come Silvestrini cercare di difendersi dal ritorno di Zanin. Mancheranno 10 minuti più un giro quando si passerà sulla linea del traguardo, con dunque la possibilità di spingere fino in fondo. Stessa cosa per quanto riguarda la classe light, con Contessi, Martinelli, Silvesterson, Desiderio e Lavazza nelle 5 posizioni che compongono i piloti dell'Academy di Mini. Vettore di sicurezza che entra nel box, bandiera verde che sventola, corsa che dunque riparte per la sua seconda metà. Va Silvestrini a cercare di togliere il vantaggio della scia a Zanin verso curva 1, è molto vicino Fant nei confronti di Zanin, potrebbe arrivare il tentativo di attacco per la seconda posizione, con un Fant galvanizzato anche da quella terza posizione ottenuta ai danni di Giorgi nella prima tornata di gara. Sfilano però le vetture a posizioni invariate, con anche Maccari che prova ad entrare nella contesa. Qui guardate Contessi, Martinelli e Silvestri, sono le vetture di classe mini, riconoscete anche diverso il fascione sul parabrezza delle vetture, e Martinelli che deve cercare di contenere il ritorno del finlandese, che ad ora ha sempre concluso sul podio nelle tre gare a cui ha preso parte nel Mini Challenge Italia, sta cercando anche la vittoria, chissà che non sia questa l'occasione per il finlandese. Si scompone un pochino il posteriore di Zanin, che riesce a mantenere Fant alle sue spalle, con Silvestrini che esce ancora da leader alla variante della Roggia. È proprio Fant a segnare il primo riferimento velocistico nel primo settore, 12.4 per la vettura numero 5. Vedete quanto è vicino Zanin, che prova a disturbare addirittura l'ingresso di Silvestrini all'Lesmo 2, ma è solo un'azione di disturbo da parte del vincitore di gara 1, con Silvestrini che però ovviamente grande esperto nonché campione in carica di questa categoria, che non si fa trarre in inganno. Non sono arrivate comunicazioni da parte della gestione della partenza in griglia della vettura di Giorgi, quindi può tirare un sospiro di sollievo il pilota vettura numero 33. Quanto si scompone Zanin, che ha provato addirittura all'esterno dell'ingresso alla curva Scare, un punto impossibile per portare il sorpasso, riesce però ad avere più velocità in uscita dalla tripla S delle Ascari. Vediamo se prova l'attacco su Silvestrini, che decide di difendere l'ingresso verso la parabolica, non dando dunque la scia, non dando dunque opportunità a Zanin, che li sfrutta però la scia in ingresso di parabolica, punta tutto all'esterno Zanin, mentre Fant riesce a rintuzzare gli attacchi di Giorgi, con Maccari che rimane lì guardingo in attesa di vedere qual è l'evoluzione di questo doppio confronto per le posizioni dispare sul podio. Silvestrini, Zanin, con Zanin che si raccode, con Giorgi che prova all'interno di Fant verso il rettifilo, mentre si conclude la sesta tornata di gara. 2.06.2 il giro veloce di Zanin, che lo strappa proprio dalle mani di Silvestrini, che aveva girato in 2.06.6 l'esterno di Zanin verso curva 1, dove c'è anche Fant che cerca di rispondere al ritorno di Giorgi. Allunga la staccata Silvestrini, si fa sempre più ingombrante la sagoma del campione in carica del Mini Challenge Italia, che torna davanti in staccata a curva 1, con Zanin che si deve accodare, con la sfida fra Giorgi e Fant che vede proprio l'uscita. Intanto va la regia a inquadrare quello che è il confronto nella Academy, con Contessi che ha subito il sorpasso di Martinelli e mette però in ghiaia Silvestrason all'uscita della prima variante. Bravo il finlandese nel non insabbiarsi, riesce a ripartire, si scompone tantissimo il posteriore di Zanin, che come conferma la grafica ora questo è il giro veloce, avevamo detto 2.06.2 giro veloce di settore intermedio, più veloce il secondo per Giorgi, 27.6, che recupera 2 decimi e prova a farsi vedere
negli specchietti Zanine, è arrivato il sorpasso ai danni di Fant proprio in uscita dalla prima variante, e la toccata fra Zanine e Fant che permette il ritorno di Giorgi, che adesso è in seconda posizione, dunque si mette all'inseguimento di Silvestrini. Grande recupero da parte di Giorgi, che rischiava quasi di non prendere il via alla corsa quando c'era quella bandiera gialla al via del giro di formazione ad indicare un problema sulla sua vettura, e un clamoroso recupero adesso con Zanin, sempre nervoso in staccata, opta sempre per questa modalità più aggressiva sui freni, che porta ovviamente a scomporsi poi al posteriore la sua mini challenge. Oh, attenzione con Fant che mette due ruote sulla ghiaia in uscita dalla Ascari. E tutta questa bagarre, Daniele, ha favorito anche un po' il ritorno di Maccare, soprattutto nel settore centrale. E diventa dunque una lotta 5 con in questo momento Giorgi che prova all'esterno e riesce a passare su Silvestrini. Giro perfetto da parte del pilota numero 33 che prova a portarsi al comando, ma finisce leggermente lungo in percorrenza di curva parabolica. E dunque Silvestrini non solo riprende la prima piazza, ma riesce anche forse a scappare leggermente con adesso Zanin, che prova a portarsi all'interno, addirittura vicino al muretto box, con la vettura numero 19 che sembra in questo momento avere la velocità, anche se ora Giorgi, grazie soprattutto alla scia offerta da Silvestrini in prima posizione, si riporta all'attacco del numero 19 per la seconda piazza. Adesso arrivano le vetture in frenata con Zanin, che è sempre quello che si scompone leggermente di più, ma in questo momento è Giorgi a prendere la seconda posizione. Giro ottimo da parte sua, mentre proprio per il pilota numero 33 arriva la bandiera bianconera, e dunque un avviso da parte dei commissari di gara, che andrà forse a intaccare anche il modo in cui Giorgi andrà ad affrontare i prossimi 5 minuti e 18 più un giro rimanenti sul cronometro. Eccola qui la grafica proprio che ci sottolinea la segnalazione da parte dei commissari verso la vettura numero 33, che adesso si trova in seconda posizione all'inseguimento di Silvestrin, leggermente lungo forse alla variante della Roggia, cosa che permette a Giorgi di riavvicinarsi, ma nulla di fatto per quanto riguarda la prima posizione, con Zanin in questo momento che si fa vedere all'interno di Erasmo 1, ma non riesce a mettere il moto della sua mini davanti a quello di Giorgi, che dunque rimane in seconda posizione. Maccari, che si è leggermente riavvicinato a questo gruppo, adesso ha perso qualcosina proprio in percorrenza del settore centrale, mi verrebbe da dire, sì, così ha perso circa 4 decimi rispetto a Fant, che rimane in quarta posizione. Guardingo rispetto alla lotta dei primi tre classificati, che in questo momento se le stanno cercando sicuramente di provare a lottare il più possibile, con adesso Zanin che si fa come al solito vedere verso l'interno della Ascari, senza però portare un attimo nei confronti di Giorgi. Vediamo come gestirà Giorgi il ritorno su Silvestrini, che di esperienza è riuscito larghissimo, larghissimo. Zanin che prende sia la ghiaia che lo sporco dell'erba dall'uscita della Ascari, e questo favorisce adesso il ritorno di Fant. Noi dicevamo qui al giro precedente l'incrocio che è valso a Silvestrini il mantenimento della leadership ai danni di Giorgi, infatti lo mantiene all'esterno anche in questa occasione, con Giorgi che però può ricostruire la sua manovra al termine di questa settima tornata di gara per andare a riprendere intanto il replay proprio che mostra l'uscita quanto mai garibaldina di Fantin dalla scala. Davvero rischiosa. Di Zanin, perdono. Davvero rischioso comunque anche pizzicare soprattutto l'erba, e qui vediamo la preoccupazione al muretto box con Zanin, che tuttavia riesce a mantenere la terza piazza. Adesso però torniamo con le immagini in diretta, perché Giorgi all'esterno di Silvestrini per cercare di ottenere la prima posizione, mossa che non riesce a portare a termine. Il pilota numero 33 toscano, che prova adesso a rimettersi in scia di Silvestrini per provare forse a portare l'attacco verso la variante della Roggia, con la vettura numero 33 che prende tutta la scia del campione in carica, che per il momento sta mantenendo la prima posizione di questa corsa, con Silvestrini che protegge l'interno. Giorgi dunque prova a farsi vedere all'esterno, ma nulla di fatto, verso avanti della Roggia con anche Zanin e Fant che rimangono in terza e quarta posizione. Zanin che ha sempre una percorrenza davvero ottima della variante della Roggia, adesso prova all'interno di Lesmo 1 a sorpassare Giorgi, e vediamo se riesce nel suo intento. Sì, sembrerebbe proprio così, con dunque il pilota numero 19 che si porta in seconda posizione, come di fatto era riuscito a fare nelle prime fasi di gara, con dunque la vettura bianco-azzurra che si porta nella piazza d'onore all'inseguimento di un Silvestrini che rimane ancora davanti a tutti, ma con un distacco davvero irrisorio sui piloti che lo inseguono e che cercheranno di togliergli la prima posizione. 2 minuti e mezzo più un giro al termine di questa corsa, che seppur a ranghi ridotti non risparmia emozione ed entusiasmo, col ritorno proprio di Zanin in seconda posizione ai danni di Giorgi. E vediamo se decide di rompere l'indugio Zanin, aggressivissimo qui una tornata fa in uscita dalla scala, e prova a ricostruire ora il sorpasso ai danni di Silvestrini, che sta comunque magistralmente difendendo
la sua posizione. Vediamo all'esterno, sempre difende l'interno Silvestrini, con Zanin che anche poi Giorgi da dover gestire negli specchietti. Si sta un pochino allontanando Fant, potrebbe ridursi a tre piloti la lotta per il podio. Vediamo però, perché basta ostacolarsi in una curva per permettere al rivale di rientrare con potenze inferiori rispetto, se pensiamo al GT ovviamente, la gestione della traiettoria in maniera pulita, affrontare le curve senza errori è fondamentale, perché non c'è poi, no, il subentro della potenza per quanto riguarda il salvataggio delle vetture. Intanto Zanin che fa il giro veloce della corsa, 2.04.838, ed era addirittura passato sulla linea del traguardo davanti a Silvestrini, che poi ovviamente in staccata alla prima variante è riuscito a riprendere la leadership della corsa. Rimane Giorgi ad osservare cosa succede davanti a sé, e come dicevamo questa bagarre ha permesso il riavvicinamento nel solo rettilineo principale anche di Fant. Sono racchiusi, pensa, in un secondo e 30 millesimi. Con Zanin che si fa vedere di nuovo all'interno e potrebbe compromettere la traiettoria di Silvestrini, che è nato a difendere l'interno. Infatti così è, con Zanin che esce come al solito alla grande dalla variante della Roggia, così come Giorgi che si prova a far vedere all'esterno. Non c'è spazio però per il pilota toscano per infilarsi in seconda posizione, anche se adesso riesce con una traiettoria leggermente più interna forse a farsi vedere su Zanin, che difende però alla perfezione la posizione alla seconda curva di Lesmo. E dunque di nuovo nulla di fatto, con giustamente dicevi Fant che rimane lì a osservare la lotta dei primi tre classificati e perché no provare ad approfittare magari di qualche varco, che però dovrà fare nel corso del prossimo giro, che sarà l'ultimo. Esatto, perché siamo nella penultima tornata, motivo per cui Silvestrini, avete visto, è già andato al serraglio a difendere la traiettoria interna in percorrenza di quella che è una leggera piega verso sinistra per quanto riguarda l'uscita dalla Lesmo in arrivo alle Ascari, e ha permesso così al leader della corsa e campione in carica di mantenere la posizione. Qui intanto il confronto fra Desiderio e Contessi per il terzo posto sul podio, e intanto vola il passaruota della vettura di Silvestrini, perché c'è Giorgi che è arrivato al passaggio interno con Zanin che perde ora la posizione, e Fant che rimane in quarta piazza. Inizia l'ultima tornata, rischiano anche di prendere il cono che delimita l'ingresso alla pit lane. Giorgi interno a quella che è anche la linea che delimita il rettifilo principale. Sono ora a 3 la staccata verso curva 1, con Silvestrini al centro, all'interno Giorgi e all'esterno Zanin, che con la staccata prova a prendere la prima posizione, lungo però il vincitore di gara 1, come salta sui cordoli Giorgi su due ruote, quelle di sinistra, con la sportellata di Silvestrini, e Giorgi costretto ad allargare la traiettoria. Ne approfitta Fant per prendere la terza piazza, è proprio appaiato ora con Giorgi che si è visto inclinato di 45 gradi per l'ingresso della prima variante. Va sotto investigazione Giorgi nel frattempo, con Fant che prova a rompere l'indugi su Silvestrini, lo dicevamo, è rimasto guardingo fino all'inizio dell'ultimo giro, ha approfittato della bagarra fra Giorgi e Zanin per portare l'attacco a Silvestrini, con Giorgi che difende l'uscita della Roggia larghissimo, alza la ghiaia in percorrenza della curva in uscita. Adesso l'incrocio di traiettorie, ancora Zanin con Giorgi laddove era arrivato il sorpasso invece di Fanta ai danni di Giorgi nel primo giro di gara, e sono divise adesso le coppie Fant e Silvestrini per la vittoria, e poi Giorgi e Zanin per l'ultimo gradino del podio. Picchiata ora al serraglio. E dunque adesso Fant ha un'occasione davvero ghiotta per provare a portarsi in prima posizione, si affianca all'esterno verso l'Ascari ma non riesce a portare il sorpasso, forse anche però una minaccia verso Silvestrini per cercare di spostarlo verso l'interno e peggiorare la sua uscita di curva dall'Ascari, forse potremmo anche assistere a un arrivo in volata. Ha difeso per la prima volta l'interno Silvestrini, arriva all'Ascari, l'avevamo visto sempre sulla destra del teleschermo a prendere la traiettoria più esterna in ingresso di Ascari, ha deciso invece di cambiare strategia in questa occasione, prova Fanta a buttarsi all'esterno di Silvestrini per avere maggiore velocità, ma Silvestrini chiude la migliore traiettoria. L'unica opportunità per Fanta adesso è l'incrocio in uscita dalla parabolica, mentre sembra Giorgi avere un sensibile vantaggio su Zanin, con un terribile ultimo giro per il vincitore di gara 1. E Silvestrini torna al successo nel Mini Challenge Italia, conquistando gara 2 del Mini Challenge Italia, la gioia al Moretto Box con Fant sul secondo gradino del podio, Giorgi in terza posizione e Bruno Zanin. Eccolo qui l'inizio dell'ultimo giro di gara, con Giorgi che rimane sulle sole ruote di sinistra, e qui c'è stato l'aggancio proprio con Silvestrini e ne ha approfittato Fant per entrare nella lotta
per il podio. Qui la tensione del progetto Eventi Motorsport che ha portato Vestrini sul podio. Intanto qui siamo con Martinelli, leader indisturbato della classifica Academy dopo il confronto con Desiderio, che ha perso terreno dopo l'avvio della gara. Martinelli va a prendere la bandiera a scacchi, sesta posizione assoluta, vincitore di classe light, come ci mostra la grafica davanti ad un Silvestrison che porta a casa il quarto podio su quattro gare disputate al Mini Challenge Italia, dopo Vallelunga e dopo Monza. Desiderio chiude sul terzo gradino del podio, nona posizione assoluta, la quarta della classe Academy per la Contessa, e poi la piccola Lavazza chiude la top ten. Che ultimo giro davvero emozionante con Silvestrini, che è riuscito a mantenere la prima posizione. Fanta, che è stato molto abile a sfruttare il lungo di Zanin, e Giorgi, che ha visto il cielo letteralmente per qualche secondo in curva 1. E dunque il pilota numero 5 è riuscito a portarsi in seconda posizione. Bravo comunque Giorgi a portarsi terzo, ma staremo a vedere con quell'investigazione che abbiamo visto comparire proprio in grafica nel corso dell'ultimo giro verso il pilota numero 33. Vedremo un po' quindi quali saranno le decisioni della direzione gara, con Silvestrini che dunque si porta a casa la vittoria dopo il terzo posto nella giornata di ieri, mentre in categoria light Martinelli fa doppietta, perché dopo il successo del sabato porta a casa la vittoria anche domenica. Silvestrison bissa il secondo posto di gara 1, peccato per Contessi, che si trovava al comando della classifica light in ripartenza dalla safety car, ma ha poi chiuso in quarta posizione di categoria a soli 6 decimi tra l'altro dal podio di Federico Desiderio, che rispetto al quinto posto della corsa di ieri riesce dunque a riscattarsi e ottenere un piazzamento sul podio per quanto riguarda la sua corsa, mentre qui vediamo i risultati finali. In attesa di avere dunque Paolo Maria Silvestrini al microfono di Laura Cole, visto non siamo andati a prenderlo in griglia, lo abbiamo preso in parco chiuso, tutto calcolato dal coordinamento giornalistico di Matteo Losa in questa ultima gara del Mini Challenge a Monza. Carrozzone del Mini Challenge, che l'abbiamo detto, si sposterà poi al Mugello prima delle vacanze estive. Ed eccoli qui i protagonisti in parco chiuso col bellissimo podio dell'Autodromo Brianzolo, che andrà ad accogliere Silvestrini, Fan, Giorgi, ma anche Martinelli, Silvestrison e Desiderio, protagonisti della classe light. L'esultanza di Paolo Maria Silvestrini e l'abbraccio con gli uomini del progetto Eventi, con Andres che va a cercare di immortalare lo scatto di Silvestrini. Arriva anche Giorgi in parco chiuso, può comunque ritenersi soddisfatto della sua prestazione, una lotta fino all'ultimo per il podio. Forse chi esce con un po' di amaro in bocca è proprio Zanin, che aveva l'occasione di lottare per la vittoria proprio con Silvestrini sino alle ultime battute di gara, ed invece ha dovuto abdicare al podio a favore di un sorprendente Fant, perché è rimasto in attesa per tutta la gara di quello che era l'evoluzione della lotta fra Zanin, Giorgio e Silvestrini. Dopo essere salito sul podio virtuale della corsa nel corso della prima tornata di gara, e abbiamo proprio il vincitore Paolo Maria Silvestrini al microfono della nostra Laura Cola dal parco chiuso. Complimenti! E finalmente arriva questa prima vittoria del campione in carica, con un arrivo tra l'altro molto mozzafiato. Sì, è arrivata, sono veramente troppo contento. È arrivata dopo un po' di gare che faticavo, anche oggi ho faticato, però insomma ero lì davanti, ho detto qui non passa nessuno, mi sono messo in modalità saracinesca e non è passato nessuno come volevo. Sono contentissimo, ringrazio il team che ogni volta fa di tutto per mettermi nelle condizioni di poter stare lì davanti, e ringrazio tutti quelli a casa e niente, sono contentissimo, ciao a tutti. Grazie. Le migliori immagini di gara 2 del Mini Challenge Italia da Monza, con la partenza che vede Paolo Maria Silvestrini contro Zanin in quello che è l'arrivo a curva 1, con il gruppone delle vetture che si apre a ventaglio e Silvestrini che allunga la staccata su Zanin, con Fant che prova a recuperare il podio, ma è il contatto multiplo che mette fuori dai giochi le vetture di Tagliente, Bianconi, Palazzo, anche Tronconi e Mercurio coinvolti nella bagarre della prima curva. Si riparte dopo quasi metà gara passata dietro la safety car, con Silvestrini che cerca di rintuzzare il tentativo di recupero di Fant, mentre sono Giorgi e lo stesso Fant a lottare per il recupero di Giorgi sul podio. Zanin prova addirittura all'esterno di Silvestrini il sorpasso per la leadership, ma si butta dentro Giorgi, riportando il vincitore di gara 1
ai piedi del podio Bagarre, che prosegue anche nella classe light con la sportellata che Carlo Contessi tira al buon Benjamin Silvestersson, costretto ad andare nella ghiaia d'uscita di curva 1. Silvestrini fa cancello e non lascia possibilità agli avversari di inserirsi. Fantin che va larghissimo in uscita dalla Ascari con Giorgi che prova poi in parabolica il sorpasso sul rivale, ma è proprio nel corso delle ultime tornate che si riscrive il podio. Fant riesce a superare Giorgi e all'inizio dell'ultimo giro tre piloti appaiati verso curva 1 col confronto di Zanin che arriva a lungo ed è costretto a tagliare. Giorgi che si intraversa sull'asse di sinistra e rimane appeso a due sulle ruote. Il contatto con Silvestrini segna anche sulla carena della vettura di Giorgi, ne approfitta Fant che ritorna in seconda posizione in volata su Silvestrini, 139 millesimi a separarli sul traguardo, con Giorgi che precede Zanin, mentre per quanto riguarda l'Academy vittoria per Ciao, Matteo Martinelli. Ehi ragazzi, Paolo, non si passa, non si passa. Paolo, Paolo, la porta. Paolo qua. Occhio. Non si passa, beh, l'abbiamo capito. L'abbiamo anche visto dalla gara di Silvestrini, che è stato veramente abile in difesa in tutti i passaggi della corsa. Ha perso la leadership soltanto in alcune occasioni, mentre nel frattempo vediamo proprio i piloti salire sul podio con Giorgi che si piazza sul terzo gradino del podio, Filippo Fanta che andrà a prendere posto invece sulla sinistra del teleschermo sul secondo gradino e poi Paolo Maria Silvestrini che andrà davanti a tutti e sopra a tutti sul podio, andando al centro dell'immagine per andare poi a prendere l'applauso di tutti coloro che osservano da sotto il podio, bellissimo podio del circuito di Monza, e andrà a festeggiare la sua vittoria di questa gara 2. Adesso andremo a vedere anche le premiazioni con per quanto riguarda Fabio Sorice, esatto, Sales Manager di Mini Italia, alla consegna dei trofei ai piloti della classifica assoluta con Giorgi, Fant e Silvestrini. Una vittoria in difesa per un Silvestrini che partiva comunque già dal vantaggio della pole position, la dimostrazione del fatto che insomma qui a Monza Silvestrini è riuscito a ritrovare un po' quel bandolo della matassa che aveva perso, soprattutto Vallelunga, perché era stato il suo fortino nella stagione 2022 con l'arrivo di questa nuova Mini Evo, e dunque un ottimo risultato. Ma intanto gustiamoci l'inno. Nazionale vincitore adesso. In attesa della doccia di champagne per le foto di rito si preparano anche i ragazzi della Light con Silvestrini che adesso va verso il Mugello con un po', come dire, di serenità in più, anche perché il Mugello fu il circuito dove nella scorsa stagione si laureò campione, e dunque buoni e ottimi ricordi per l'alfiere del progetto Eventi. Consegna anche della boccia di champagne per celebrare sul podio. Una, vabbè, gioia meritata, perché insomma è stato un fine settimana duro per tutti i piloti del Mini Challenge Italia. Silvestrini, oddio, io non voglio immaginare il sapore di quello champagne, che per Silvestrini è sicuramente buonissimo in questo momento, ma visti i 42 gradi che ha raggiunto la pista e i 30 gradi che ha raggiunto l'aria, sicuramente un dolcissimo sapore per Silvestrini. A livello di degustazione forse insomma si poteva avere di meglio. Beh, di meglio non si poteva avere però delle immagini degli slomo dei protagonisti del podio. Per quanto riguarda invece le vetture di classe light, con la terza posizione di Federico Desiderio, l'avete vista inquadrata la vettura numero 61, la vettura invece di Benjamin Silvestri, sono protagonista anche di dei bei confronti corpo a corpo. Avete visto qui nel taglio della chicane, avevamo visto in precedenza anche la sportellata che ha ricevuto un'uscita dalla prima variante, e poi il dominatore di questo fine settimana, va detto, perché ormai Matteo Martinelli ha preso la giusta confidenza con questa vettura, questa Mini di classe light, pronti a salire sul podio. Arrivano proprio Federico Desiderio
il buon Benjamin Silvesterson ed il dominatore di questa gara, Matteo Martinelli. Anche loro alla volta del Mugello per andare a vedere anche quelli che saranno poi le evoluzioni della scuola di Gianni Morbidelli all'interno di un circuito molto diverso rispetto a quello di Monza, con una caratteristica tecnica molto più di guidabilità, molto più di percorrenza di curva di quanto invece non sia la netta e sola velocità espressa da Monza. Fabio Sorice che consegna anche i trofei quale sales manager di Mini Italia ai ragazzi dell'Academy. Io vado a ringraziare Daniele Spadi al mio fianco. Grazie a te Antonio. Ringrazio ovviamente Promodrive che ci permette di godere dello spettacolo del Mini Challenge Italia, e sulle note dell'inno vi do l'appuntamento al Mugello. Nazionale del vincitore, adesso tutti insieme, coppe e trofei insieme al...